beata la famiglia salesiana che perpetua la missione di Don Bosco per la salvezza della gioventù, affidandosi totalmente a Maria Ausiliatrice. Questa è santità. Beata te che hai creduto. Siamo arrivati al giorno nono della novena di Maria Ausiliatrice, in questo pellegrinaggio di fede che abbiamo fatto accanto alla nostra mamma. Un pellegrinaggio che ha avuto come idea le beatitudini della famiglia salesiana. E ho voluto finire questo ultimo giorno qui, nella chiesa Basilica del Sacro Cuore, accanto a questo altare di Maria Ausiliatrice, che io mi permetto di chiamare delle lacrime di Don Bosco, perché qui, in quella Eucaristia così speciale, lui ha visto, alla luce della fede, come Dio aveva guidato tutta la sua vita e come la Madonna lo aveva accompagnato. Bene, alla fine di questi giorni, oggi risuonerà di un modo molto speciale questa parola. Eccomi, eccomi. C'è una parola hineni che significa eccomi. Quando Dio chiama dal rovetto ardente, Mosè risponde hineni, eccomi. Quando Dio chiama Abramo a sacrificare Isacco, allora Abramo risponde hineni, eccomi. Quando Isaia ode una voce che dice chi manderò? Lui risponde eccomi, mandami. Quando invece Dio chiama Adamo nel giardino, lui non dice eccomi, ma si nasconde tra i cepoli. L'Evangelista Luca ci presenta Maria come prototipo ed esempio di fede. Maria si affidò completamente alla volontà di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Senza riserve si mise a sua disposizione e si fidò del suo disegno su di lei, senza immaginare che cosa avrebbe significato questo per lei. Confidando nell'annuncio dell'angelo, si mise in cammino attraverso le montagne dell'incertezza, della paura e del pregiudizio degli altri, per andare a trovare sua cugina Elisabetta. Questa, appena la vide, lodò la sua fede. Beata colei, dice, che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Thank you.
piccola, povera, coraggiosa, indifesa, ragazzina palestinese, quanto è stato difficile credere alle parole dell'angelo, che quel bambino è figlio di Dio, che sarà il Santo, figlio dell'Altissimo e figlio tuo. L'ultima è la più piccola nascosta resto d'Israele. Beata tu Maria che hai creduto a Betlemme quando ti rifiutarono un riparo. In Egitto, profuga, inseguita dal fiato della paura, stringendo il figlio dell'Onnipotente, avvolto in pochi stracci. Tu, così debole, unico scudo del Creatore delle galassie, beata te che hai creduto. A Cana e sul Calvario, quando il tuo cuore fu squarciato insieme a quello di tuo figlio. E là, sotto il patibolo, diventammo tutti noi figli. Tu hai preso per mano Giovanni Bosco e lo hai guidato perché diventasse padre di questa nostra famiglia. Siamo piccoli e deboli, e spesso impauriti dalla durezza di questo mondo, ma con te siamo pronti a dire Hineni, eccoci. Con te possiamo dire credo, per essere costruttori del regno di Dio, con un cuore che sappia accompagnare, che conosca la tenerezza e la devozione, che sia esperto di pietà, trattando con rispetto, delicatezza e comprensione, fieri e beati di essere figli e figlie di Don Bosco e figli tuoi. Amen. Buona festa per tutti, Dio vi benedica.